Ci siamo? Siamo in diretta? Ok, voi non mi vedete, ma per ovvie ragioni logistiche, però abbiamo inquadrato prima chi ci ospita stamattina. Buongiorno, questo è il mattino dei tifosi, noi siamo qui da Cuori di Sfogliatelle, come avete appunto potuto leggere, siamo nel cuore di Napoli, siamo a Piazza Garibaldi, vicino appunto c'è la stazione, c'è l'Hotel Terminus, a fianco c'è questo posto dove si fabbricano chiaramente le sfogliatelle. Quindi vedete, la mia ilarità è dovuta quindi a due ragioni. La prima è che ieri il Napoli ha vinto una partita epica con il Genoa, in condizioni insomma logistiche e meteorologiche veramente incredibili. Perché, per chi non lo sapesse, ieri il Napoli ha vinto a Genoa in maniera rocambolesca, nel senso che è andato sotto di un gol e poi è riuscito a recuperare grazie al pareggio di Fabian Ruiz e poi ad un autogol di Biraschi, quindi dei genoani, però dopo che la partita era stata sospesa per almeno una decina di minuti perché appunto a causa di un improvviso nubifragio e diciamo le non agevolissime condizioni del drenaggio del terreno di gioco, il pallone non rimbalzava. Poi in realtà la partita è stata, come dire, è stata fatta riprendere, però le condizioni del terreno di gioco non erano perfette. Nonostante questo, però, siamo riusciti a portare a casa i tre punti, quindi è stata una partita epica e in qualche modo ha dato la cifra, no? Il segno del carattere del Napoli appunto di questa anno, che anche in condizioni, come dire, un po' avverse è riuscito a vincere una partita importantissima, perché perdere altri punti e quindi aumentare la distanza nei confronti della Juventus sarebbe stato veramente brutto a questo punto del campionato, soprattutto considerando che stasera c'è il big match, cioè la Juve incontra il Milan, e quindi speriamo che Gonzalo Higuaín cerchi in qualche modo di farsi perdonare il tradimento alla Juve, chiamando due o tre palloni nella rete di Szczęsny. Però prima di andare a vedere un po' cosa ne pensano i tifosi, io vi ricordo appunto che noi siamo qui in un posto che è magico, perché si fabbricano appunto le sfogliatelle, ricce, frolle, ma comunque anche bar, ci sono, sto leggendo in questo momento, ci sono anche delle centrifughe antirughe, quindi dopo andrò a prenderle visto che il tempo avanza. E ieri ho perso 10 anni di vita proprio grazie al Napoli e alla partita col Genoa, però io sono qui appunto con questa bellissima femmina che è the boss, possiamo dire the boss, dimmi. Sì, certo, il The Boss sono io. Cioè sì. Qua praticamente comanda lei. Donne, perciò noi siamo donne, ovviamente, noi siamo le più importanti, sto scherzando. Ecco, diciamo, la modestia è la cosa più importante. No, scherzi a parte, no, in realtà no, nella fase del Napoli, esatto, ovviamente. Quindi tu sai che tu ieri quanti anni di vita hai perso? Io 10, tu? Allora, io all'inizio non sapevo se era buono oppure no se sospendevano la partita, poi l'hanno sospesa, l'hanno ripresa, che stavamo perdendo forse, infatti, però l'hanno ripresa e abbiamo giocato bene anche, diciamo, in condizioni, cioè voglio dire, difficili, perché comunque la palla non rimbalzava comunque sul campo. Pensate, però che spreco della miseria, l'unico posto in cui il pallone rimbalzava bene era il lato di Sai, quindi la fascia destra, lato, diciamo, lato, dove, diciamo, Sai non è proprio uno di quelli che, come dire, con la tecnica va d'accordissimo, però in alcuni punti del campo era vero, il pallone si fermava. Però questo sembra aver dato una forza incredibile a Fabian Ruiz, che ieri è stato rivelazione del match. Ti piace Fabian? Allora, che esteticamente, che è un gigante di 21 anni tra l'altro. Sì, come gioca, sì, comunque non ci possiamo lamentare. Perché ci sta tuo compagno qua davanti. Mio marito, oh, vabbè, non è geloso. Ma tu non senti, però Fabian Ruiz, insomma, ti ha un po' impressionato quando l'hanno inquadrato con questa maglia strappata che lottava. No, quello che mi faceva più impressione veramente era i ragazzi, comunque tutti i giocatori che si alzavano da terra, pieni ma pieni d'acqua, ovviamente sembrava che giocavano quel gioco con sapone, con il sapone, ti ricordi? A me sembrava giochi senza frontiere, ti ricordi? Con l'arbitro belga, l'improvviso, sì, il triathlon, queste cose qua. Infatti, sì. Poi per le cose tecniche, ovviamente io non è che poi sono ovviamente fortissima, però tu hai centrato il punto della questione, cioè mi balzava la palla, infatti, io pensavo. Infatti molti stamattina, anche su alcuni quotidiani, anche diciamo tecnici del calcio, hanno detto chiaramente quello che si è giocato ieri a Genoa non è stata una partita di calcio, perché in realtà era veramente impossibile giocare a calcio in maniera normale. Però nonostante tutto, incredibilmente, perché il Napoli non è sempre fortunatissimo, ieri
siamo riusciti. Infatti è sembrato un po' che comunque ovviamente i tifosi del Genova erano parecchio contrari, ovviamente, sia mi sembra al secondo gol, infatti c'è avuto un po' di tempo. Gol di Biraschi, perché loro hanno reclamato, ricordiamolo per chi non avesse visto la partita o chi l'avesse vista su DAZN e quindi la sta ancora vedendo in questo momento, che praticamente sull'autogol di Biraschi i tifosi del Genoa e i giocatori del Genoa hanno reclamato un ipotetico, insomma, fallo, però in realtà non c'è stato nessun fallo di Albiol, perché in realtà è esattamente il contrario, Albiol è stato trattenuto, quindi nessun fallo. No, infatti, no, vabbè, c'è stato giustamente, cioè da parte comunque dei genovesi che stavano vincendo, poi la partita si stava per sospendere, no, anzi è stata sospesa, poi comunque è stata ripresa, ovviamente loro hanno... Ovviamente da vincitori sono usciti comunque come perdenti, però devo dire la verità, il Napoli ha giocato, anche se in difficoltà, ha giocato bene e abbiamo vinto, quindi... Più poche pazienze, insomma, cioè le cose vanno, il calcio è bello anche per questo. Vabbè, allora io a questo punto vi ricordo dove siamo, Piazza Garibaldi, cuore di sfogliatelle, adesso andiamo un po' dentro a vedere come si fabbricano appunto le sfogliatelle, perché le fate voi, no? Qua, cioè non è che qua si prendono dall'altra parte e si portano, le fanno loro, quindi noi adesso andiamo a vedere come si fa. Tra l'altro abbiamo perso tuo marito, no, sta là all'edicola, marito del boss, vieni qua. Allora, innanzitutto lui chiaramente è il marito del boss, quindi no, il capo è lei, confermi? Assolutamente sì, ma in generale le donne sono sempre il capo. Vabbè, mo tu sei... del lavoro. Mo stai facendo il ruffiano, però comunque perché comunque ci sto io, che tra l'altro sono anche il tuo portachiavi e quindi diciamo ti puoi permettere... Esatto, ti puoi atteggiare. Senti, ma Fabian Ruiz, cioè, secondo te è un mezzo anfibio, com'è possibile che ieri si sia esaltato in quelle condizioni di gioco, diciamo, veramente terribili? Allora, io fino adesso l'ho visto un giocatore tecnicamente molto molto valido, però abbastanza compassato, abbastanza lento, però ieri si è visto quanto era forte di gambe, perché in un campo così pesante ha fatto la differenza, effettivamente, perché ha dei quadricipiti forti. Sai cosa ha scritto? Non so se l'hai letto, ma stamattina la Gazzetta ha scritto che Fabian Ruiz è l'acquisto migliore del mercato di Serie A dopo Cristiano Ronaldo. Quindi diciamo ci si è sbilanciati parecchio, sei d'accordo? Non l'avevo letto, però effettivamente per quello che ha fatto finora sì. È un ottimo acquisto. Ti faccio un'altra domanda. Secondo te vincere una partita comunque in quelle condizioni, no? È segno che forse quest'anno al Napoli manca il gioco, tra virgolette, spumeggiante, bello di Sarri, ma forse il Napoli ha acquistato qualcosa in termini di carattere e mentalità? Sì, a livello di carattere sì, e credo che merito sia soprattutto di Ancelotti, senza nulla togliere comunque a quello che aveva fatto Sarri, perché comunque ha lasciato un gruppo già molto, molto forte, molto coeso, però Ancelotti ha dato secondo me quella mentalità in più che forse mancava, e quindi anche quando adesso si va in svantaggio le partite si recuperano, c'è carattere, quindi sì. Il Napoli proprio stamattina ha anche pubblicato dei dati, insomma, statistici, che in pratica il Napoli è la squadra che ha segnato e vinto di più recuperando da una situazione di svantaggio. Sono ben 7 gol segnati da giocatori subentrati. Questo vuol dire che a decidere le vittorie del Napoli finora sono stati praticamente i cambi e quindi diciamo l'allenatore. C'è una panchina quest'anno più forte rispetto all'anno scorso, e poi sempre merito di Ancelotti, che comunque fa sentire tutti i giocatori all'interno di questo gruppo comunque forte, e fa sentire tutti importanti. Senti, a proposito di far sentire tutti importanti, la domanda la dobbiamo fare perché è un tema. Sì. Ieri ha giocato titolare Milik dal primo minuto, però diciamo ha avuto una sola vera occasione gol, dove c'è stato anche un miracolo del portiere del Genoa, Radu. Però molti hanno anche detto magari forse Milik avrebbe potuto fare di più. In ogni caso Mertens è entrato e da quel momento la partita è cambiata. Tra l'altro Mertens ha segnato, appunto, cioè è intervenuto 6 volte negli ultimi 9 gol fatti dal Napoli, o segnando o facendo assist. Questo vuol dire che finora il Napoli ha segnato grazie a Mertens, o direttamente o indirettamente. Quindi secondo te c'è un problema Milik, oppure semplicemente è il momento di Mertens e deve giocare titolare lui? Che Mertens sia devastante lo sappiamo da penso quasi 3 anni. Per quanto riguarda Milik, io credo che sia un pizzico sfortunato. Mo, al di là che ha avuto anche 2 anni sfortunatissimi, che ha giocato pochissimo, però a volte tu lo sai, a volte è questione di centimetri. A volte è ciorta, diciamo. È ciorta, a 2 metri dalla porta si tira. Il termine tecnico. Non si piazza il pallone. Ieri il portiere ha fatto un miracolo distinto e ci fa, perciò a volte è un po' di fortuna o sfortuna.
È un po' Milik è un po' sfortunato, vabbè, cerchiamo, lo mandiamo a Lourdes, non lo so, adesso vediamo durante la sosta se riusciamo in qualche modo a favorire qualche fluido positivo nei confronti di Arkadiusz Milik. Nel frattempo facciamo giocare Mertens. Sì, direi di sì. Va bene, ok. Allora, se voi siete d'accordo, visto che lei è il boss, tu fai finta, diciamo, di comandare qualcosa anche tu. Grazie. Io andrei appunto all'ingresso, dentro il vostro bellissimo locale. Prego. Per far vedere un po' come si fabbricano le sfogliatelle, perché questo, vabbè, è un bar pasticceria, però chiaramente protagonista in assoluto sono le sfogliatelle. Allora, come vedete, qui c'è gente che chiaramente sta mangiando dolce sfogliatelle e lui sta mangiando sfogliatelle. Che sfogliatella stai mangiando? Una sfogliatella al pistacchio. Al pistacchio, tu sei napoletano? Sì, sì. Ok, senti, ma al pistacchio è una tipo una, facciamola vedere, noi siamo in diretta sul mattino. Questo è al pistacchio verde, un po' verde speranza. Ma tu sei un tifoso del Napoli? No. Ah, per cosa tifi? Io sono interista. Vabbè, se fin quando non sei juventino, diciamo, non si creano problemi, credo di... Ma senti, ti puoi abbassare un attimo? Ma lei, tu sei la moglie, è sempre così alto, non è solo stamattina? Bene, allora, quindi sei interista, però da interista napoletano, non ti auguri un po' che il Milan stasera... Certamente, certamente. Ma non ti credi nisciuletto, proprio una faccia, diciamo, proprio certo. Dobbiamo lottare insieme, perché il Napoli e l'Inter stanno lì allo stesso punteggio e dobbiamo dar fastidio alla Juve. Stasera si cerca in qualche modo di dimenticare la rivalità con i cugini milanisti e si tifa Milan. Stasera sì, stasera sì. Ce l'abbiamo fatta a fare, abbiamo cercato di farglielo dire. Vabbè, ti lasciamo la tua sfogliatella. Forza Higuain stasera, forza Higuain. Vabbè, ma non esagera proprio, non è che proprio dobbiamo essere così esagerati. Qui ci sono chiaramente altre... Tu che come la stai mangiando la sfogliatella? Io a mandorla, però la sta mangiando lui. Che mi sembra il modo migliore, diciamo, per evitare che succedano cose brutte relativamente alla dieta ed è il motivo per cui io non la mangio. Allora, poi tu, ma tu tifi Napoli, posso entrare? Ma questa è la prova che fate per vedere se uno può mangiare o no le sfogliatelle, se è magro. Io ci entro, Pasquale, lo voglio far vedere al mio personal trainer. Chiaramente questo è prima di mangiarmi le sfogliatelle. Allora, tu sei una tifosa del Napoli? Sì. Ieri hai visto la partita? No. Non l'hai vista, ma hai saputo? Che ha, che ha pareggiato? No, ha vinto dopo che ha tipo giocato in condizioni... All'interruzione e poi ha ripreso e ha vinto. Ok, ma... Secondo te quest'anno, magari anche per, diciamo, per sentito dire, vedi una differenza rispetto all'anno scorso o il Napoli secondo te anche quest'anno farà il secondo posto oppure quest'anno potrebbe essere quello? No, quest'anno ha qualche probabilità di fare il primo posto. Ci stanno? Sì, sì. Bene, quindi lei è abbastanza convinta di questa cosa, quindi io direi Pasquale di fidarci se tu sei d'accordo. Allora, io sempre col permesso del boss che è qui, che il marito come tutti i maschi se ne aiuta e quindi chiaramente non sa di cosa stiamo parlando, mi faccio un giro nel banco pasticceria, quindi se lì c'erano tutte le sfogliatelle, qua magari se non vi piace la sfogliatella per qualche ragione, chiaramente a me è incomprensibile, ma volete mangiare qualche altra cosa oppure mangiare la sfogliatella e qualche altra cosa, qui ci sono dei dolci buonissimi fatti sempre... qui dai pasticceri di cui di sfogliatella, qui c'è anche una pastiera, questa è una pastiera, c'è anche una, la, quindi The Queen, la pastiera, che caprese, no, agli agrumi. Caprese agli agrumi, caprese. Classica caprese, marron glacé, marron glacé, ma... questa produzione, perfetto per sentirci anche un po' come dire a Torino, delle monoporzioni di Rocher, Bacio, Kinder, io non mi sto sentendo bene Pasquale, te lo voglio dire, va bene, e delizia al limone. No, senti, allora il gol di Fabian Ruiz da tutti questi qua, che cosa è secondo te? Visto che lui è spagnolo, prendiamo di riferimento il rosso. Che ne dici? Questa, questa delizia alla fragola. Ah, ecco, così gliela mandiamo a Fabian Ruiz. Forza Napoli, sempre. Forza Napoli. Non ci distraiamo. Allora, questo quindi, allora, per... Come ti chiami tu? Vincenzo. Che sei un tifoso del Napoli. Non mi dici la interista pur tu. No, è tutto, tanta gente è un interista da pigliare. Non penso che avrebbe lavorato qua, no? Allora, questo quindi è il gol di Fabian Ruiz. Sì. Perché? Perché è una delizia? A fragola. A fragola. Non lo so perché mi... Perché è un po' iberico, diciamo, e quindi benissimo. Senti, ma tu te l'aspettavi da Fabian Ruiz questa partita così maschia, diciamo, no? In un terreno di gioco così complicato, il pallone non rimbalzava, lui è riuscito a fare cose... Essere sospesa la partita, poi non lo so perché è stata continuata, però siamo stati fortunati, fortunatamente.
Ruiz, vabbè, la scelta è stata da Ancelotti, quindi uno come Ancelotti hai fiducia, è piena fiducia da parte mia, quindi me l'aspettavo. Dici, tu saprai il fatto suo se ha vinto qualche Coppa dei Campioni, è chiaro. Abbiamo preso un top player di allenatore, io lo considero il Maradona degli allenatori. Azzo, quindi Maradona degli allenatori è una dichiarazione per... Lui è testimone perché lui era uno contro D'Ancelotti. Attenzione! D'Ancelotti, e io l'ho visto e io invece dicevo... Ora adesso andiamo immediatamente a capire come si è convertito all'ancelottismo. O tu come ti chiami? Carmine. Carmine, allora tu stai lavorando, sono facendo i caffè chiaramente, sono tutti i caffè normali. Sì, sì. Tutti caffè normali. Allora, mi sono convertito perché poi dopo ho visto che il mister dopo è grande. Beh, belli cacce, nel senso ti sei convertito soltanto quando hai visto i risultati, no? Certo. Beh, ma perché tu eri uno di quelli che gli mancava un po' la presenza di Sarri, sei rimasto male per l'addio di Sarri. No, ci sono rimasto male, però poi vedendo il mister Ancelotti che è un grande e va bene. Senti, ma... Ieri abbiamo vinto, stasera il Milan gioca con la Juve, non succede, ma se succede potremmo insomma guadagnare qualche punto. Secondo te il campionato? Dobbiamo. Il campionato è chiuso, se dovesse rimanere così le cose, 6 punti sono tanti. Non è chiuso perché la Juve è meglio chiuso, perché la Juve troverà qualche altro. Per te è chiuso. Se perdiamo stasera è chiuso, ma non è. Ma noi non perdiamo, se noi non abbiamo mai giocato, deve giocare in Milan. Voglio dire, se Milan per. Il padre. Non dimenticare che la Juve c'ha i santi in paradiso. Esatto, c'ha i santi in paradiso, ma noi ci abbiamo i mezzi anfibi, sempre lei, però noi ci abbiamo i mezzi anfibi in mezzo al campo, tipo Fabian Ruiz e Mertens, che lo vogliamo ricordare, gli ha fatto un assist di tacco nell'acquitrinio. Grande Ma invece, visto che noi abbiamo detto il gol di Fabian Ruiz era quella delizia alla fragola, se mi dovessi dire invece un dolce che è Mertens. Chi è Mertens? Questa è bellissima però, ragazzi, veramente. O babà, vabbè, io se mi dicono vieni con me con un babà, io vado immediatamente, cioè, per amor di Dio, mi dimentico di tutto. Vabbè Pasquale, se io prima mi stavo sentendo mai di là qua, situazione del genere. Questo è il signor Mertens, prego. Questo è Mertens? Sì. Perché proprio questo dolce qua? Non lo so, io vado a ispirazione così. Ispirazione. Non ti so dire la motivazione. Per, però... per l'assist di tacco di ieri, sì. Questo è Mertens. I gol che fa sono belli come questo babà. Ok, quindi non prendiamo i Rococò per dire che è Milik, perché si potrebbe arrabbiare Milik, però diciamo che questa sua rigidità, no, in capo sì, potrebbe essere... È un po' Rococò, hai ragione. È un po' Rococò, però noi confidiamo in Milik perché anche nel Vermouth il Rococò ha il suo perché. Bene, allora io andrei nel laboratorio dove si fabbricano le sfogliatelle. Quindi Pasquale, se tu vieni con me, noi andiamo dentro. Ciao ragazzi, ma tu pure tu sei interista? No, io non sono tifoso. Ma di nessuno in generale. E non puoi diventare tifoso del Napoli, non abbiamo bisogno. Ci ho provato, ma non... Forza Napoli. Bravo, bravo. Vabbè, si è convertito in questo momento, diciamo. Quindi stasera ti guardi la partita? Io a Napoli. No, stasera... Allora, partimma terra re. Innanzitutto, ma il calcio ti interessa? No. Allora, quindi ti spiego un attimo. Noi abbiamo giocato ieri e abbiamo vinto. Ma stasera... Tu non suggerire, perché sennò lo confondi. Stasera gioca il Milan con la Juve. Ove mai... è Juventino? Ah, è Juventino! È un gobbo! Quindi come tutti i gobbi ha vergogna di dire cosa tifa. Ha vergogna, però guarda perché infatti come tutti i juventini a Napoli teme, però lo dovete dire perché tanto non c'è niente di male a essere Juventino. Perché vi vergognate? Comunque auguri alla Juve per stasera. Se Juventini glielo faccio avvelenare. No, lo sport prima di tutto, quindi va bene sfottersi, ma il veleno no, pure perché già è sufficiente quello che abbiamo avuto in campo. Quindi allora andiamo nel laboratorio dove chiaramente i suoni vengono attutiti e c'è concentrazione. Tu che cosa stai facendo? Io sto facendo le sfogliatelle ricce. Allora, ma ci fai vedere come si fanno le sfogliatelle ricce? Come hai fatto? Allora, innanzitutto come ti chiami? Gaetano. Allora, Gaetano sta facendo le sfogliatelle, quindi... Ah, ecco la mano, io pensavo che ci fosse tipo un... È un Vesuvio! Sì, in un certo senso sì. E poi diventa una conchiglia. Ma tutto c'è fantastico, ma
questa è pasta sfoglia, invece il ripieno è crema per sfogliate, sarebbe semola, ricotta, zucchero, canditi e uova. Madonna mia, in quanto tempo cuociono più o meno? 30-35 minuti. Quindi quando voi venite qui da Cuori di Sfogliatella a Piazza Garibaldi non è che mangiate le sfogliatelle, non so, riscaldate, ma no, le sta facendo lui al momento. Le sta facendo in questo momento. Senti, ma tu senti fuso del Napoli? Certamente. E mi dici se secondo te appunto ieri la partita si doveva giocare o no? Ma certamente che si doveva giocare. Perché abbiamo vinto. Un piacere che abbiamo vinto. Però diciamo fino all'autogol di Biraschi la pensavi così, no? Diciamo che io spero sempre che il Napoli vinca, anche perché essendo tifoso è il piacere che mi gioisce, ma a volte succede che le partite si giocano in mezzo al campo e le cose possono andare in tanti modi, ma io spero sempre che il risultato finale sia favorito per noi, noi tifosi napoletani, che comunque a questa squadra dedichiamo il tempo e il cuore. E le sfogliatelle anche. E le sfogliatelle anche, e le sfogliatelle, ieri i babà. Ti ha sorpreso un po' la partita di Fabian Ruiz, è stata un po' una rivelazione, non è entrato diciamo nel secondo tempo e è riuscito a fare dei numeri anche di tecnica come lo stesso Mertens, nonostante il campo fosse veramente impraticabile. Diciamo che in un certo senso noi abbiamo dei giocatori che comunque offrono sempre la loro parte con il cuore, e quando si gioca con il cuore si dà sempre il massimo. Quindi e questo è un superpotere. Ci premia, sì. Ho capito. Va bene, allora se volete mangiare le sfogliatelle di Gaetano dovete venire qua da Cuori di Sfogliatelle. Come vedete lui le sta facendo adesso, tempo mezz'ora e verranno mangiate. Poi qua ci sono le crostatine, le mini pastie. Ti prego, le mini pastiere dobbiamo farle vedere. In questo senso, da qui le facciamo e da lì le sforniamo. Ah, ecco, quindi adesso sono pronte. Quasi. Andiamo a vedere. Quindi, cioè, non è qua diciamo bugie, ma queste mini pastiere, vi prego, je vous en prie, vi giuro che hanno, c'è un profumo che veramente... Voglio chiedere perdono alla mia nutrizionista, Tiziana Persico. Tiziana, ti ho molto voluto bene, ma oggi... Voilà, vedi? Sono appena sfornate. Chiaramente non abbiamo la possibilità tecnicamente di farvi sentire l'odore, però fidatevi che sono appunto profumatissime. Quindi venite a mangiarle qua. Gaetano, complimenti. Fatto la lui bacio. Grazie. Per la tua opera. Grazie. Di diffusione della dolcezza nel mondo. Noi continuiamo. Quindi allora ragazzi, cioè veramente... Ripeto, voglio chiedere perdono alla mia nutrizionista perché oggi chiaramente la situazione degenera. Aspetta, poi c'è un ospite che adesso voglio andare immediatamente a salutare. Faccio un po' tipo sorpresa, anche perché Pasquale sta cercando di non accaputtarsi con la telecamera ed io cercherò di agevolare questo suo lavoro. Vai Pasquale, vai in retromarcia. Perfetto. Ma che è questa verde? Ricotta, pesto e noci. Ma perché l'impasto è verde? Perché c'è il pesto all'interno della sfoglia. Gesù! Vabbè, poi dopo facciamo tutto, diciamo, una prova. Allora, vieni immediatamente qua. Lui è Danilo Pergamo. Buongiorno. Buongiorno. Voi sicuramente, non so se l'avete mai visto, diciamo così, in tutto il suo splendore, ma sicuramente avrete visto le sue vignette, no? Perché l'ultima, quella su Mertens, lo stesso Mertens l'ha pubblicata, dove appunto c'è una signora che stende i panni e chiama appunto Mertens dicendo Ciro vieni a mangiare. Quindi Danilo, ma ultimamente le tue vignette stanno facendo sfraceli, come si dice, a Beirut alta, e anche i giocatori del Napoli ti stanno seguendo. È una bella soddisfazione, no? Voglia, come no. Quanto tempo l'hai aspettata questa volta? Un po', parecchio. Passare da fare la vignetta del mattino dei tifosi di Ana Trieste a Mertens, cioè vuol dire che c'è stata una crescita esponenziale. No, però sì, sono contento perché comunque stanno andando bene, stanno avendo una buona risposta, quindi insomma vuol dire che
alla gente piacciono, esatto. E questo fa piacere. Ricordiamo anche che Danilo è colui che ha inventato un po', diciamo, questo tormentone delle ultime partite di Haaland, no? Di Haaland che si attacca a quelli che sono i calciatori, insomma, delle squadre avversarie, che adesso addirittura ha nel suo salotto le teste. Haaland piace. E ad Haaland piace, quindi lui, questa è una grandissima soddisfazione, sì. Da tifoso e da disegnatore. Sì, soprattutto. Senti, ma tu c'hai qualche progetto? Magari innanzitutto diciamo, allora, se vogliono vedere tutte le tue vignette, dove devono andare a cercarti? Su Instagram o su Facebook. E cosa devono cercare? Danilo Pergamo. Danilo Pergamo, quindi se vuole, no, voglio anche approfittare, visto che sei qua, di dire una cosa. Allora, Danilo non è che comunque, come dire, è come me che disegna le mazzarelle, cioè questo per lui è un lavoro e lui è, diciamo, un artista delle vignette. Quindi, quando voi magari, scusami, quando voi magari utilizzate o volete condividere le vignette appunto di Danilo Pergamo, non dimenticate di non tagliare la parte in cui c'è la sua accidentalmente, che può succedere che mentre la pubblicate tagliate il nome e il cognome di Danilo. Però siccome per un artista, così come per uno scrittore, la firma è tutto, condividete pure nell'etere le opere di Danilo, ma non vi dimenticate di lasciare il tag, quindi Danilo Pergamo, Danilo Pe, perché non è giusto appunto nei confronti suoi, che comunque, come dire, un minimo, in realtà un massimo, di opera ci ha lavorato. Senti, qual è quindi il... tu hai mai pensato, diciamo, lo so che non te lo devo chiedere, ma tu ci hai mai pensato a che vignetta faresti? No. Ove no. Mai? No. No. Non ci penso, anche perché poi quando le comincio ma non è possibile, ci avrai pensato, quando le comincio a pensare poi puntualmente non si avvera, quindi è meglio che arriva il momento e la improvvisiamo al momento. In quel momento ci penserai, vabbè, io chiaramente non gli credo, però sicuramente se scaramanticamente funziona così va bene uguale. Senti, ieri invece hai fatto la vignetta, diciamo, di ieri ha come protagonista. Ce n'è una su Malquit e ce n'è una su Fabian, che è un po'... Perché Malquit è quello che secondo me al momento merita un po' di spazio in più. Rispetto ai Sai, quindi. Rispetto ai Sai, si capisce abbastanza bene dalla vignetta in realtà. E poi Fabian, perché Fabian al momento è insieme a Mertens, è quello che secondo me va inserito tra gli imprescindibili della squadra. Ma ti ha un po' sconvolto questa sua capacità, come dire, di giocare come se nulla fosse, anche se in realtà il pallone è in certi punti del... sulle acque, insomma, sì. Esatto, sì. Sì, cioè, mi ha ricordato il film di del Toro, no? The Shape of Water, quella creatura anfibia nell'acqua, è lui. È stata un po' particolare come partita. Siamo contenti. Siamo particolari. Sono venuti fuori 3 punti, però diciamo anche che è abbastanza, è venuto in mente un momento in cui c'è un credo passaggio verso Ospina, il pallone si ferma, là arriva il giocatore del Genoa e ti fa male, quindi è un po' particolare come situazione, diciamo che andava fermata. Sì. Però ci è andata sorprendentemente bene, vista, diciamo, la nostra fortuna da questo punto di vista. Va bene, allora io approfitterei della presenza di Danilo, quindi vi ricordo Danilo Pergamo, quindi ricordatevelo e non lo tagliate quando condividete le sue vignette. Io da qui, da Cuore di Sfogliatelle, direi di chiudere questa puntata del Mattino dei Tifosi ricordando alcune cose. Come tu saprai, tu mi vai un po' in ferie 2 settimane, perché esatto, perché lui in realtà ha anche un altro lavoro, non è che fa solo le vignette sul Napoli, però come saprete tutti quanti c'è la sosta del campionato per le nazionali, quindi domenica prossima e sabato prossimo non si giocherà. Il Napoli torna a giocare, quindi domenica l'altra, con il Chievo in casa, quindi diciamo reminiscenze di partite epiche dell'anno scorso, quando c'è il famosissimo gol di Diawara allo scadere. Però ricordiamo leggermente. Però, prima che finisca, quindi noi torneremo col Mattino dei Tifosi dopo Napoli-Chievo, però voi comunque leggete il Mattino, seguite il Mattino sulle pagine social del quotidiano, perché vi terremo informati innanzitutto sui giocatori del Napoli che sono convocati in nazionale e poi appunto su Napoli-Chievo, dove faremo il Mattino dei Tifosi. Ultima cosa, la giornata di campionato ancora non è finita, perché stasera c'è una partita che per noi tifosi del Napoli, anche per gli interisti, come ci diceva il ragazzo prima, è una partita importante. Una certa importanza, insomma. Tu stasera riuscirai a dire forza Higuaín? Io no, te lo dico subito. No.
Però c'è Cutrone, magari... Forza Cutrone si può dire? Sì. Ok, allora quindi forza Cutrone, stasera, e quindi tutti a vedere il big match appunto tra il Milan e la Juve, perché potrebbe in qualche modo essere leggermente interessante per le sorti anche del nostro... Si può seguire, insomma, si può guardare. Ok, nel frattempo da qui, da Cuori di Sfogliatella a Piazza Garibaldi è tutto, noi ci vediamo dopo Napoli-Chievo e forza Napoli sempre. Sempre. Semplissimo.